Di nuovo insieme, SOS Arezzo TV, bentornato Beppe. Ciao Fabio. Buonasera, buonasera. Siamo alla zona, nella zona Catona, via della Cella. Ti piace? Tanto vicino alla zona alluvionata di Antria, San Polo, queste zone sì, qui. Sì, perché qui quando piove comunque succede un po' stavo di caos. Guardando, mentre tu dicevi ciao Beppe, stavo guardando qua davanti, in effetti queste villette sono sotto strada, abbastanza basse. Quando arriva l'acqua. Sono soggette... Poi costruiscono i garage sottoterra, è un problema, sì. È veramente un problema. Quindi vediamo anche il vecchio inceneritore. Questo è il vecchio inceneritore della città d'Arezzo, ha funzionato fino al pieno ritmo fino agli anni 70, poi logicamente non era più a norma e fu chiuso. E attualmente la sede di AISA, ora 6. Negli anni 70 non c'erano, immagino, le polemiche di oggi sugli inceneritori, o c'erano? No, no, assolutamente no, ma sai, poi questo non era più a norma, emetteva... tossine, per cui fu chiuso. Quindi insomma, ha creato anche qualche danno alla salute. Sì, poi sono delle problematiche per quanto riguarda, voleva essere venduto da AISA, poi non è stato potuto vendere perché ci sono delle grosse problematiche per l'inquinamento del sottosuolo, per cui la spesa per la bonifica del tutto è abbastanza onerosa, per cui si è soprasseduta la vendita. E comunque adesso cosa ci fanno adesso? È la sede dei mezzi di AISA, di Sei adesso, sì. È la sede dei mezzi di Sei. E poco più. Officina, c'è, è un'area importante perché la sera è dove vengono rimessi i mezzi. Sì. Questa è la sede, è il rimessaggio, il deposito. Magazzino, il deposito e officina. Comunque siamo anche qui soprattutto alla Catona perché abbiamo deciso un giorno alla settimana delle nostre trasmissioni SOS Arezzo TV di fare un po' un inventario delle tante strutture abbandonate che ci sono nel comune di Arezzo, soprattutto o cantieri interrotti o fabbriche, come in questo caso credo fosse una fabbrica. Tanto dalla strada si nota poco finché uno proprio non ci si vede, ma non ci avevo mai fatto caso. Ci è stato segnalato che da tanti anni, si presume, questa fabbrica che tu mi dicevi forse produceva? Ma forse prefabbricati, manufatti in cemento armato. Comunque è un'area veramente vasta che è chiusa da, penso, da tanto tempo. Ma da come sembra, come la vedi, penso proprio di sì, perché è completamente... abbandonata a se stessa, questa sembra da anni completamente abbandonata. Tutto chiuso, sembra tutto qui a posto. Si aspetterà sicuramente qualche licenza per poterla ristrutturare. Facci qualcos'altro, perché è grande, però, bella grande. Esatto, poi cosa è intervenuta la crisi e sicuramente si è bloccata l'operazione. Vediamo però, come anche vedremo poi nelle prossime settimane anche in altre ex fabbriche, quella che era la copertura per antonomasia, che però adesso è fuori legge, la copertura in amianto. Dai, sembra, almeno da qui, sembra giudicare, sembra che sia Eternit. Sì, sembra integro, Eternit, sembra sì. Integro, però sappiamo benissimo cosa succede, cosa è successo in via Malpighi, cosa è successo al mercato ortofrutticolo, che è integro finché non viene magari un'ondata di maltempo come è avvenuto a luglio, e poi questo, sai che l'amianto poi si sbriciola e le fibre poi si entrano nel corpo umano, poi il corpo umano non riesce a smaltirle, no? Le fibre sono micidiali, quindi bisognerebbe che vengano, lo so che è difficile, che costa tanto, però è così. No, poi c'è un altro, vedi, il 6 di novembre quando è avuto, no, di luglio, il 6 di Malpighi era luglio. Luglio. Pensa un po', sicuramente gli abitanti hanno ragione di protestare perché lì la problematica c'è, ma in effetti poi quel fortunale, le fibre eventuali di specie di amianto, sai dove la portate, non sono sicuramente rimaste lì, ma sono andate a giro per tutta la città, quindi il problema è sicuramente via Malpighi, ma poi diventa per tutta la città, questo è evidente, perché il vento trasporta queste fibre, tu le respiri e ti prendi un bel tumore, è questo il problema. Sì, sì, il problema è via Malpighi, ma chissà dove è arrivato, dove potrebbe arrivato? Essere arrivato. Esatto, quindi niente, tu pensa che negli anni 60-70 si è costruito tutto così, e la città di Arezzo è piena di capannoni e di aree coperte con amianto, addirittura anche i contenitori dell'acqua, dei depositi delle case erano di amianto, quindi non se ne conosceva la nocività, era comodissimo e tutto veniva fatto con questo. Adesso, prima di smaltire il tutto, ci vorranno, chissà secondo quando, me, generazioni. Se verrà smaltito poi. No, oddio, se non viene smaltito potrebbe essere però messo in sicurezza con delle coperture, con delle vernici apposta che ci sono, oppure delle incapsulature di questo amianto in altri materiali. Infatti in via Malpighi sai che c'è un po' il rimpallo, no? Nel senso che
il comitato degli inquilini, il sindacato degli inquilini del Sunia dice no, le risorse, mancano le risorse, la regione dice no, le risorse ci sono, che sto a casa, però ha scelto altre priorità e intanto si incapsula e si mette in, diciamo, in sicurezza e quindi, però come hai detto te giustamente, chissà dove sono arrivati poi, perché col vento, con le intemperie possono essere arrivati anche a Tuoro sul Trasimeno. Ma certo, perché non a Senigallia, non so. Esatto. Ecco. Comunque vedo che ci sono anche degli amici gatti che hanno trovato casa in questa ex va bene, briga, va benissimo, ideale, chi li tocca? Finché non ci sono altri problemi, però diciamo anche che negli anni scorsi abbiamo letto numerose operazioni del corpo forestale che sono intervenuti proprio per rifiuti speciali o comunque anche la presenza di Eternit in diversi ambiti e quindi sono strutture che sono a rischio anche di operazioni di quel tipo lì, se ne accorge magari la forestale. Sì, se va in deterioramento sicuramente sì, fino a che la struttura è solida no, però sai, poi bisogna vedere, deve andare lì e fare dei saggi e vedere come è il tetto, sì, non è che lo può vedere da lontano. Però se è tutto abbandonato chi ci va? È quello il problema, no, la forestale ci può andare perché c'è qui un proprietario, ci sarà dell'area. Ma in chiusura, Beppe, vogliamo ricordare un appuntamento importante venerdì 3 dicembre, giusto? Sì, a Policiano. La Croce Bianca del Ricutino organizza una cena per tutto il volontariato della città, sia dedicato all'assistenza, sia in generale un po' tutti, perché il volontariato è importante in questa città, come è importante dappertutto, perché senza volontariato oggi si farebbe pochissime cose, sia per quanto riguarda appunto l'assistenza come fanno le Croci Bianche, sia per quanto riguarda lo sport, sia per quanto riguarda in generale un po' tutto. E quindi di conseguenza c'è questa scena organizzata dalla Croce Bianca del Ricutino in collaborazione con i ragazzi Policiano. E niente, preghiamo tutti di intervenire perché logicamente ognuno possa portare il proprio apporto e poi eventualmente il ricavato della serata andrà per l'acquisto di un'ambulanza della Croce Bianca stessa del Ricutino. Quindi se il volontariato partecipa a questa cena, bene, importante, primo perché è un momento conviviale per trovarsi tutti insieme e per parlare ognuno delle proprie problematiche e in secondo luogo perché facciamo anche un'opera di bene, perché questo il ricavato appunto andrà poi per l'acquisto dell'ambulanza. Bene, allora un appuntamento da non perdere, ci rivediamo domani. Ciao.